Esordio casalingo da dimenticare per il notaresco che incappa in una giornata nera e rimedia la prima sconfitta in campionato contro un Trastevere che si rivela temibile novità del girone F. 2-0 senza storia per i romani che confezionano un gol per tempo e archiviano la pratica. Troppi errori per un notaresco, solo copia sbiadita della formazione vista contro Fiuggi e Vastese in Coppa. La gara si apre al minuto 9 con un'azione personale di Monni che se ne va tutto solo e prova a superare con un pallonetto Shiba, miracolo dell'estremo rossoblu che tiene a galla i suoi. Poi la sfera carambola sul palo, ma la palla era già uscita oltre l'out di fondo. Ancora Shiba sugli scudi al 18esimo, quando chiamato in causa sulla punizione di Milani ci mette i pugni. Prestazione opaca del notaresco che soffre la maggiore vivacità dei laziali che passano meritatamente in vantaggio al 28esimo. Azione rocambolesca che prende il là dall'iniziativa di Proia. La sfera arriva all'ex Pescara Monni, conclusione telefonata, ma con Shiba a terra la sfera termina lentamente in fondo al sacco per l'1-0 ospite. I laziali potrebbero anche raddoppiare in due occasioni. Al 33esimo, gran bordata di Proia e ancora bella risposta di Shiba. Passano due minuti e al 35esimo Milani recupera un buon pallone sulla tre quarti, ma non riesce ad approfittare dell'errore della retroguardia rossoblu, spedendo ampiamente al lato. Nella ripresa il notaresco sembra partire meglio rispetto ad un primo tempo brutto. Al secondo Valenti ci prova da calcio piazzato, ma Semprini si fa trovare pronto. È solo un'illusione però per i rossoblu, perché dopo l'avvio è il Trastevere a tornare in cattedra e a farsi nuovamente pericoloso. Al 18esimo, conclusione in diagonale di Proia dalla distanza, la sfera termina di poco fuori. Il notaresco è in balia dei laziali e non riesce a reagire. Proia è una spina nel fianco e al 22esimo chiama ancora all'intervento Shiba, poi la rovesciata di Giordani termina di poco alta. La punizione al 27esimo di Maio, che si infrange sulla barriera, è il segno che quella di oggi è una giornata no per i locali, che al 36esimo sul contropiede incassano anche la rete del definitivo KO. Monni se ne va sulla destra, supera il diretto marcatore e trova l'assist perfetto per la testa di Squerzanti, che deposita in rete lo 0-2 che permette al Trastevere di conquistare i primi tre punti stagionali. Tanti spunti di riflessione per un notaresco autore di una prestazione da dimenticare. Le parole di Epifani nel post gara. No, oggi non c'è niente da dire, abbiamo fatto malissimo, male dal primo minuto fino al 90esimo, 95esimo, alla fine della partita. Male, siamo partiti male, e non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però purtroppo capita quando si è all'inizio, questi tipi di partita può capitare. Però non ce l'avamo, inutile commentare la partita, oggi hai fatto, non hai fatto, hai fatto una partita brutta, l'hai persa meritatamente, è un campanello d'allarme importante, perché poi però rimane il fatto che poi siamo anche all'inizio, siamo in costruzione ancora, non abbiamo lavorato tutta la settimana come dovevamo con la partita di Coppa, quindi ci sono un po' di attenuanti, però dobbiamo cambiare marcia, ho parlato già con i ragazzi e ci sta, nel percorso di crescita ci sta anche questo tipo di partite, però venire qua oggi dire che abbiamo perso meritatamente, una brutta partita, abbiamo perso, e io sto lì davanti con i miei ragazzi dietro, ci sta, e siamo alla seconda partita, veniamo da una vittoria in Coppa Italia, una vittoria in campionato, deve rimanere la tranquillità e pensare già alla prossima e cercare di andare a vincere subito la partita, perché queste partite tu le puoi anche perdere, però le devi perdere in un'altra maniera. Perché oggi nel calcio si può perdere con tutti, quindi, però il modo di perdere non mi sta bene, già l'ho detto ai ragazzi, bisogna stare in campo, no, si capisce la giornata negativa, dobbiamo stare tutti belli stretti e cercare di portare a casa anche il pareggio. Invece oggi potevamo giocare anche tre partite di seguito, una partita la perdevamo sempre, quindi bisogna essere onesti innanzitutto con noi stessi, con i tifosi che sono venuti, che oggi ci sono rimasti male. Però fa parte del percorso di crescita di una squadra, perché poi le botte fanno sempre male, fanno sempre bene. Ma sì, diciamo che l'aspettavamo, diciamo, anche con trepidazione. La prima giornata purtroppo siamo stati fermi, quindi diciamo era una partita da approcciare sicuramente nel modo giusto, viste le qualità dell'avversario. È una squadra che sta crescendo, lavora molto bene durante la settimana, quindi credo che la crescita sia frutto del lavoro settimanale. È un girone nuovo, lo diceva lei, ci sono delle squadre che magari temete di più?
Ma sinceramente non ne conosco tante di squadre del girone. Io penso che noi dobbiamo ragionare partita per partita e ragionare su quelle che sono i nostri punti di forza e le cose su cui dobbiamo migliorare, poi vedere fino a dove arriviamo.